Per noi un vero onore aver potuto essere in qualche maniera presenti nell'ospedale Virrino come Enel e aver accompagnato l'associazione Naucleros a realizzare quello che potete qui vedere con i vostri occhi, un ambiente confortevole per i bambini per rendere il loro soggiorno in ospedale, che comunque diciamo non è un soggiorno piacevole, quantomeno il più vicino al mondo familiare possibile. Da una parte c'è la Commissione europea che apre una procedura di infrazione su Brindisi per inquinamento atmosferico. Neppure a dirlo, la sorgente presa in esame è la centrale termoelettrica di Cerano, che si trova in cima alle classifiche dell'Agenzia per l'Ambiente per emissioni di sostanze inquinanti. Per tutto questo l'Enel continua a risarcire il territorio con delle briciole per il contributo per il reparto di pediatria dell'ospedale Perrino di Brindisi. Insomma, Enel da una parte toglie, per alcuni anche la vita, dall'altra contribuisce a realizzare, come in questo caso, il reparto di pediatria con Enel nel cuore onus. Alla conferenza stampa di presentazione, svoltasi questa mattina presso il nosocomio brindisino, hanno partecipato il dottor Fulvio Moramarco, direttore responsabile dell'Unione Operativa Pediatria, oltre ad Angelo Di Giovine, in rappresentanza di Enel Cuore Onlus. Il contributo per la pediatria del Perrino da parte di Enel ammonta a 35.000 euro. Questo reparto di particolare ha l'amore che coloro che operano in questo reparto hanno per i bambini, con tantissime difficoltà, però questo amore che ci porta a pensare che la medicina non è più fatta soltanto di medicine, di farmaci o di interventi chirurgici, ma anche fatta molto di umanizzazione delle cure ospedaliere. Noi ci occupiamo di umanizzazione delle cure ospedaliere dal 2000, da quando io sono venuto in provincia di Brindisi. Con varie associazioni abbiamo fatto dei progetti proprio di umanizzazione delle cure ospedaliere e nell'ambito dell'umanizzazione delle cure ospedaliere anche il miglioramento del comfort alberghiero per coloro che vengono a ricoverarsi in ospedale.